Bentornati a tutti quanti in questo mio nuovo video. Allora, questo nuovo video non è una recensione, non è l'aggiornamento della mia collezione di DVD, bensì un tutorial, un nuovo tutorial dopo il grande successo della Pokéball, della Sfera Poké. Torno a fare tutorial e in questo nuovo tutorial vi voglio portare in uno dei miei mondi preferiti, ossia il mondo dello steampunk. Quel genere letterario artistico che io tanto apprezzo, ambientato nell'età vittoriana in cui coesistono comunque tecnologie modernissime alimentate tutte a vapore. In questo video in particolare voglio mostrarvi come realizzare una penna USB dal look steampunk. Allora, come è già successo per la Sfera Poké, purtroppo anche questo video non è del tutto originale, ossia, prima di realizzare questo video ho visionato un altro tutorial su internet da parte di un ragazzo che penso sia o canadese o americano, non so. Se volete vedere quindi il tutorial originale in inglese, cliccate sulla penna USB steampunk. E se posso permettermi un po' di presunzione, però rispetto al video di questo ragazzo, secondo me la realizzazione come l'ho fatta io è un po' più facile e anche meno dispendiosa, anche perché i materiali che utilizzo io sono secondo me di più facile reperibilità rispetto al video originale. Comunque sia, bando alle ciance, cominciamo subito a vedere quali sono gli oggetti che ci servono per realizzare questa penna. Una penna USB, e deve essere una di quelle penne USB dotate di una lucina LED che si accende ogni qualvolta voi la colleghiate al computer, e dovete rimuovere l'involucro esterno, una lampadina di questo modello, non saprei dire come si chiama, una gemma di vetro, queste solitamente si usano per metterle dentro dei vasi, quindi dovreste trovarla nei negozi di bricolage. Sarete costretti purtroppo a comprare un intero pacchetto, però a noi ce ne servirà una sola. Dello spray dorato, possibilmente cromato. Un seghetto. Del filo marrone di rame. Un trapano. Colla a caldo. Non so cosa sia, penso sia un bullone, una parte esterna di un bullone dorata. Un tubo di plastica o alluminio, solitamente questi si usano per gli stendini, per stendere i panni, quindi dovreste usare uno di questi. Ovviamente ci serviranno in più anche diversi bicchieri di plastica e un pennello. Detto questo, passiamo alla realizzazione vera e propria della penna USB steampunk. Per prima cosa prendete il tubo e tagliatelo per ottenere un cilindro di circa 10 cm. Disegnate il contorno della gemma di vetro ed utilizzate il trapano per forare il cilindro all'altezza della sagoma. Il foro deve essere più piccolo della sagoma che avete disegnato. Se come me avete utilizzato un tubo rivestito, rimuovete la plastica esterna. Dovreste ottenere un cilindro forato in cui inserire la gemma. Ora è il turno di utilizzare lo spray cromato. Mettetevi fuori di casa e spruzzate il cilindro con lo spray da una distanza non troppo ravvicinata e lasciatelo ad asciugare. Una volta asciutto dobbiamo attaccare la gemma al cilindro. Prendiamo la colla a caldo e completiamo l'operazione. Incolliamo anche la lampadina della parte posteriore del cilindro. Incolliamo ora la penna USB lasciando fuori la parte da collegare al computer. Utilizziamo altra colla per sigillare bene la penna USB. Prendiamo il filo ed arrotoliamolo intorno al cilindro. Incolliamo anche quest'ultimo con la colla a caldo. Infine prendiamo il bullone ed incolliamolo tra la gemma ed il filo. Se avete seguito bene le istruzioni, alla fine dovreste avere un oggetto molto simile a questo. Purtroppo la parte posteriore non è proprio carina come può essere la parte anteriore, però posso assicurarvi che quando collegate la penna USB al computer l'effetto è abbastanza figo, soprattutto se siete al buio. L'effetto è davvero figo. Quindi, se volete dilettarvi anche voi nella realizzazione di questa penna USB steampunk, non dovete fare altro che seguire le istruzioni che vi ho lasciato. Mi chiederete voi, ma che ci faccio con una penna USB del genere? Vabbè, se siete appassionati come me di steampunk, vi posso assicurare che avrete l'impulso di costruirla anche voi, però vi posso assicurare che anche come oggetto da tenere, non dico come sovrammobile, però per fare colpo ha i suoi buoni perché. Inoltre, se volete realizzarla, potete anche tenerla in un oggetto molto cool, come per esempio questo cofanetto.
potete mettere la penna USB qui dentro. Se volete sapere come realizzare questo cofanetto, non dovete fare altro che cliccare qui sopra. Il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, spero di avervi contagiato anche a voi con la mia passione delirante per lo steampunk. Penso sia una passione veramente malsana, poiché veramente mi ossessiona negli ultimi tempi, soprattutto quando ho ricominciato a leggere Leviathan di Scott Westerfield. Ho comprato la trilogia completa, quindi evviva, finalmente posso sapere come va a finire. Va bene, dopo questi deliri finali io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.